Il 4 aprile dell'83 da Eleu si salpa l'Alexandros G. Dichiara un carico di cemento per Porto Sudan. Poi la nave prosegue per la Thailandia, dove il 3 maggio carica 233 kg di eroina purissima. A bordo sale anche Fioravante Palestini, braccio destro di Gaspare Mutolo e del trafficante Koba Kin. Il comandante della nave, Dimitrios Gerokounas, informa del carico le autorità greche e l'imbarcazione viene bloccata dalla polizia egiziana a Porto Suez. L'operazione fallita fu la prova, nel primo maxi processo a Cosa Nostra dell'86, del ruolo centrale della mafia nel traffico internazionale degli stupefacenti. Era stata sequestrata una nave, mi ricordo che si chiamava Alexandros G. C'era questo personaggio, Fioravante Palestini, italiano, che non si capiva bene che c'entrasse. Io praticamente dovevo passare il canale di Suez e lì c'era un'altra nave che ci aspettava. Mi informavo con chi potevo parlare e tutti mi indicavano un certo Gabriellino, a tipo che era il boss, diciamo, di Giulianova. Per noi era assolutamente ignoto, cioè, per essere più precisi, sia Falcone sia io, ma moltissimi italiani, conoscevamo Fioravante Palestini a mezzo televisivo, diciamo, perché era questo bel ragazzo, questo bell'uomo con un fisico invidiabile che faceva la pubblicità per la Plasmon. Ha creduto di poter fare tutto. Soldi da spendere, da fare. Lui le cose sue non le diceva. O era bene, o era male, a noi non ce l'ha mai detto. La sua responsabilità era che se saliva a bordo 100 kg di eroina, a Palermo doveva arrivare 100 kg di eroina. E Palestini si trovò coinvolto indubbiamente in una storia più grande di lui. Io mi chiamo come mio nonno, Fioravante di nome, Palestini di cognome. Mio nonno si chiamava Fioravante, lo chiamavano Gabriele. Lui Gabriele, a me mi chiamano Gabriellino, che ero piccolino. La storia di Gabriellino è una storia singolare. C'ha il nome, è del tutto particolare. Gabriellino, uno si aspetta un bambino piccolino, gracile, e invece questo è un gigante. Come spesse volte capita nella vita, i nomignoli vengono attribuiti a persone che hanno fisicamente l'aspetto contrario. Questo è Gabriellino, il nostro gigante. Noi siamo due fratelli. Siamo due tipi diversi completamente. Io sono una che tira avanti, accetta quello che è, eccetera. Lui magari è stato sempre un tipo che doveva fare, che doveva andare, che doveva... Un ragazzo molto vivace. A scuola comunque non è che gli è piaciuto tanto. Faceva sempre sciopero. Poi ha cominciato all'età di 15-16 anni a fare la ginnastica. Giri, mio marito, faceva il marinaio. Gabriellino, insomma, gli aiutava qualche volta. Già dall'età di 11 anni, 12 anni, andavo a stappare le nasse con mio padre. Con le nasse si pescano le seppie. Mi ci divertivo io perché remavo, mi piaceva remare. Facevo certe remate con mio padre. Alla mattina, verso le 4 e mezza, alzavamo e tornavamo verso le 8. Io da lì scendevo, andavo a scuola al paese. Conosco Gabriellino da molti anni, io ero amico del padre che era un pescatore del porto di Giulianova e Gabriellino fin da piccolo, dopo una
disgrazia che successe, cioè ebbe un'ustione sulla metà della faccia del collo, che evidentemente incise anche sul suo carattere di bambino, con questa grave ferita, grave malattia, si curò moltissimo nel fisico. Io fino all'età di 14 anni già fisicamente ero ben messo. Con questi allenamenti di vuoto, mio padre, non è che si remava con un remo, erano certi remi, forse uno pesava 15 kg. Mi ricordo da ragazzino, dicevo sempre ai miei zii che quando sarò grande mi devo comprare una lambretta. Quella si usava la lambretta, quindi non è che chiedevo molto, insomma. È una persona che si lascia trascinare dall'entusiasmo, a cui piacciono le cose belle, uno che cura il fisico è sicuramente anche un esteta, e è diventato un gigante nel tempo. Naturalmente fu preso prima come marinaio, fece parecchi viaggi, ebbe parecchie imprese. Io ero appena tornato da una crociera, con quella crociera con Buitoni, penso. Buitoni, sì, dalla pasta. Io facevo il marinaio, questo yacht praticamente. Quando rientrai lì da quella crociera, a Giulianova, e ci stava questo Sergio Tombolini, era il regista che mi piace fare i caroselli. In villeggiatura stava questo qua. Poi mi vide e fece venire tutta la truppa, insomma. Andavo in televisione, era un onore, insomma. Capito? Già una grande cosa. L'operatore si chiamava Paolo De Paolis, di Studio di Cinecittà. E questo Sergio Tombolini, che era un regista famoso, faceva tutti i film, quei tempi là, mi diceva, con Franca Rame. E dopo mi fece fare questo sketch per la plasma. C'avevo uno scalpello e un martello. È il primo anno di vita, l'anno più importante per la sua formazione. Sì, sì, mi chiamano l'uomo plasma. Anche l'estate scorsa, insomma, sono andato a dire, sai chi è quello là, dico, ti fate una fotografia, e mi fanno le fotografie con i ragazzi. Cioè, me lo godo più adesso. Se ci vogliamo domandare se questo suo trascorso, questa sua immagine di uomo plasmon, di un fisico eccezionale che batte su un gong per richiamare il pubblico all'uso di una certa sostanza che fa bene al fisico, è difficile dire se questo sia stato un fatto positivo o un fatto negativo. Certo, quando queste cose capitano ai giovani, in una personalità magari non ancora completamente formata, c'è il rischio di sentirsi degli dèi, motivo per cui ha creduto di poter fare tutto. Già il fatto del carosello, del coso, quindi lui ha capito che lì poteva fare qualcosa, no? Penso, altrimenti... Ha fatto quel carosello a Giulianova, noi dopo tanto abbiamo visto fotografie e abbiamo saputo che era fatto il carosello plasmon. Lui le cose sue non le diceva. Soldi, soldi, soldi da spendere, da fare. Tutte queste cose io ho preso 1.100.000 lire. Poi a un certo punto scomparve, non lo vedemmo più. Fu, mi sembra, nel 66, all'età di 18 anni, 19, in Germania. E ha fatto la sua vita in Germania. Lui stava a Mannheim e io stavo a Fulda. E lui faceva la spola, veniva a trovare. Io facevo il magliaro, cioè vendevo i pacchi. E lui stava nell'ambito dei locali notturni. Allora andavo di moda queste bische clandestine, insomma, no? E cominciamo a aprire questa bische clandestina e lavoravamo bene. Giocavo, più prendevo la percentuale lì, no? Poi da là andavo anche al casino di Baden-Baden e poi conoscevo un sacco di gente, donne, cose. No, in quei tempi ha guadagnato molti soldi Gabriele, perché era abbastanza conosciuto, no? Con le bische riusciva, perché un po' era fortunato, un po' sapeva giocare, un po' era attento, no? Un po' sceglieva il momento giusto per puntare e gli andava bene. Il gioco è stato sempre una cosa che gli è piaciuta, dopo Gabriellino. Noi eravamo in una zona dove ci stavano molte case di appuntamento pure, no?
c'erano degli amici di Bari che avevano due locali lì a Mannheim e c'erano le case con le prostitute, insomma, erano aperte là, c'era una zona. E questi amici miei, c'era un locale al principio di questa strada e uno alla fine. E a me mi affidarono uno di questi locali, si chiamava Playboy. E cominciai lì. Già la prima sera, quando entrarono queste donne, ah, finalmente hai un Richtigemann. Richtigemann è un vero uomo. Lì cominciò, insomma. Un giorno, a questo Playboy, si presentò una persona, un gigante. Se tu sei Gabriel, sì, sono io. Dice, questa sera vengo e ti rompo il locale. E Gabriel ha detto, senti, lasciami stare perché io sono per lavorare qua, no? Porca madre. Chi è questo qua? È strega, strega. Chi è questo strega? Strega era una persona, era praticamente un protettore, no? Un protettore che in quella strada aveva tanto a che dire, aveva paura che qualcuno un po' con un fisico imponente potesse prendere ambiente, no? Effettivamente alla sera arrivarono, non lui, un altro, pure un gigante come lui era. Ordinò a Per una cosa e disse, vabbè, ma glielo porto io. E gliela portai io là. Quando arrivai là, disse, non abbiamo ordinato questo, abbiamo ordinato altra cosa. Ma questo si alzò proprio per darmi addosso. Pum, proprio preso in piene. Proprio a terra. L'altro che ha visto questa scena scappò. Allora lo tira dalla panca, lo alza, lo sbatte a terra e gli dà tanti pugni nella pancia, no? Gli detto una quindicina di pugni proprio nello stomaco, pum pum pum. E sentivo io, ogni pugno che gli dà, che sentivo fu. E che lui gli usciva proprio, insomma, smerdò tutto il locale. E questa persona che ha assistito a questa cosa, subito a Mannheim, tutto il locale, Gabriel ha fatto così, 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 così con strega. Strega. Poi siamo diventati amici, poi quando mi vedeva, qualsiasi locale. Lui cercava in quel tempo lì di fare il suo lavoro praticamente, non toglie questo e qualche volta veniva pure che doveva fare a botte e per questo prendeva delle denunzie, no? Più volte, no? Verso il 78 successero delle cose, non c'aveva un po' di la polizia addosso, allora dice una cosa, no, che faccio una cosa, mi torno a Giulianova, un po' di soldi ce l'avevo, cerco di fare un'attività, sono ritornato in Italia. Gabriellino tornò in Italia e cambiò vita. Cambiò vita perché da una vita di giovane, lavoratore, così, ma sicuramente non di grandi possibilità economiche, cambiò e divenne pieno di soldi. Naturalmente molti sospettarono di questa sua attività. Io riportai in quell'epoca, nel 78, un 130 milioni di liquidi avevo. Lui veramente voleva essere accettato nella società giugliese e la società, l'alta società giugliese, l'alta borghesia giugliese non l'ha mai accettato. Lui è diventato molto popolare, molto famoso, pensava che i giugliesi avrebbero abbracciato, invece i giugliesi l'hanno ignorato. Mi ricordo che una volta aveva aperto un negozio di cose di alta classe. Ma quelli che potevano permettersi non andavano lì a acquistare da lui. Secondo me lui amava Giulianova molto più che Giulianova amasse lui. Poi magari, ecco, negli anni 80 cioè magari ha conosciuto delle persone sbagliate. Se un altro mi dice Mutolo è mafioso, va bene, io l'accetto perché io nella mia mentalità. Io nel 1980 mi trovavo al carcere di Sulmona,
e ho fatto l'istanza per la semilibertà perché c'era la legge Guzzini e andò a finire che il giudice mi ha detto vabbè, trovati il lavoro a Teramo che io ti faccio uscire. Ho trovato il lavoro vicino Giulianova, avevo il bisogno di trovare qualche casa, qualche villa, perché c'era mia moglie con 3 bambini, quindi li volevo fare salire a Teramo con me. Mi informavo con chi potevo parlare e tutti mi indicavano un certo Gabriellino, a tipo che era il boss, diciamo, di Giulianova. Ma si vede che questa persona io ci ho fatto simpatia, non lo so, insomma, i contatti diventano più stretti con questo Gabriele. Beh, qualcuno forse diceva una persona importante giù in Sicilia, ma comunque beh, è un amico che non si è mai parlato in nome di questa cosa. L'ha portato a casa parecchie volte ed era una persona eccezionale, era una persona simpatica, proprio tutto pareva fuorché di quello che era. Ma una persona gentile, una persona affabile, si va elegante. Io non sapevo che Mutolo era un mafioso. Io penso che aveva del fascino. Piano piano ho saputo che lui era, diciamo, quello che aveva fatto la reclama Plasmon, il gigante buono. A me questo fatto mi incuriosiva, insomma, ero io molto attento, diciamo, a osservare questo personaggio così sicuro di sé, insomma, era sempre sicuro di sé. Così, quando io sono uscito, si stava facendo un traffico di droga in cui partecipavano quasi tutti i mafiosi, insomma. Siccome io ero l'amico diretto di un certo Combachimbe, un cinese che era l'uomo della foresta, questo, che andava completamente negli ortolani a prendere il papavero, la morfina, insomma. Combachimbe aveva un ruolo centrale in quel grosso traffico. Stava lì in Thailandia e lui si occupava di reperire, diciamo, l'eroina che poi veniva trasportata in Italia. Allora non c'erano i controlli che ci sono ora negli aeroporti, nelle stazioni. Io pagavo a 50 milioni il chilo, diciamo, l'eroina che portavano i cinesi. Io, senza toccarla, senza niente, le davo il bigliettino a questo, 5 chili, e ci guadagniamo 20 milioni all'ora a chilo. Allora questi mi cercavano tutti perché i palermitani, un certo Pino Safica, che era questo compare di Salvatore Zina, mandandolo in America, in Canada, ai Contrera e ai Gambino, quelli hanno visto che la merce era troppo buona e quindi non avevano problemi di mercato, insomma, quanto ce ne arrivava se ne prendevano. La droga viaggiava, per esempio la morfina base veniva acquistata nei paesi medio orientali, veniva trasformata in eroina in Sicilia, poi veniva collocata per esempio sul mercato americano, ma tutte le transazioni finanziarie si svolgevano tutte in Svizzera. Quindi con i palermitani, diciamo, studiamo di prendere 500, 400, ma più che altro per vedere se le navi riuscivano ad andare là, prendere la morfina, e il tempo che arrivavano qua in Sicilia o in America, i chimici potevano trasformare da emorfina a eroina. Invece si volle tentare pure uno, due viaggi con allora che si parlava di 1000 chili di eroina. Lui mi propose, come vide che c'aveva anche il peschereccio, era addentrato in questa materia, mi propose di fare un viaggio, insomma, con una nave, la quale io accettai, insomma. Mi sono incontrato col capitano in Svizzera per prendere gli accordi, gli appuntamenti, la carta geografica, la carta nautica, il punto dove dovevamo incontrare, l'orario, la data. E dalla Svizzera sono stato in Grecia a vedere la nave, poi mi ritornai in Italia, prendemmo gli appuntamenti e mi ritornai in Italia. La nave partì prima, e la nave partì perché ci mise 20 giorni ad andare là, al posto. Io partì un po' dopo, ripartì da Roma, andai in Grecia,
e dalla Grecia andai in Thailandia. Ho passato una quindicina di giorni o 20 giorni qua a lì in Thailandia, aspettare che arrivava la nave. Mi sono incontrato con Kim e praticamente io dovevo portare Kim all'appuntamento con la nave che doveva arrivare. Sapevo che il giorno esatto arrivava la nave. La nave doveva arrivare l'8 di maggio a questo punto di incontro in un'isola a 20 miglia dalla costa thailandese, all'Oceano Indiano, e alle 4 del mattino doveva arrivare su quest'isola. Infatti, alle 4 del mattino arrivò. Io stavo con un peschereccio, con dei corsari del Burma, della Birmania. Che scortavano praticamente la merce, perché là è una zona pericolosa. Ci sono i pirati, c'è la polizia, insomma. E la merce stava con un'altra barca, lontana da noi qualche un miglio, forse un paio di miglia, ci seguiva. Alle 4 del mattino si sentì il segnale. Aveva la responsabilità della merce ma che arrivava a bordo alla nave. Io normale potevo anche tornare con l'aereo, ma proprio per assicurarmi che le cose andavano bene sono tornato con la nave. Navigammo 20 giorni per arrivare al canale di Suez e lì io facevo un po' di ginnastica e cose, però lì mi cominciarono a venire dei pensieri. Io praticamente dovevo passare il canale di Suez e lì c'era un'altra nave che ci aspettava, però ci fece aspettare molto tempo, erano passate una ventina di ore, erano passate altre navi, come mai, no? Infatti quelli ci tenevano là per aspettare il momento, capito? Poi ho cominciato a vedere queste lance, la nave militare, gli elicotteri, quelli là. Detto qua, ho visto che una lancia si avvicinava con la scala, io c'avevo il mitra là, che facciamo? Che fai, capire? Devo anche sparare, ma che cosa potevo concludere? Mi sono ritirato nella mia cabina. Mi sono allungato. Dopo un minuto forse mi sono sentito una magnum qua. Era appunto l'FBI americana, Interpol greca, insomma tutta questa gente. E io avevo sognato la scena proprio dell'arresto, l'ho sognata 7-8 mesi prima. L'ho sognato la nave, tanti soldati e tanti mitri proprio puntati su di me. Fine maggio
praticamente venne la perquisizione. Io con la perquisizione capii che era successo qualcosa. Insomma, sa che suo fratello è un trafficante di droga. Dico, ma chi sta scherzando? Dice, mio fratello non ha manco mai fumato una sigaretta. Mi è cascato proprio il mondo. Era la fine del mondo proprio. La mattina, quando si faceva giorno, che stavo a letto, io mi coprivo il viso con lenzuole perché non volevo vedere la giornata. I marinai che erano già stati da quelle parti sapevano che c'era la condanna a morte per questa, una legge fatta da Gamal Abul Nasser. Non ci ho pensato con Francenti. Mi riportarono lì a Suez, abbiamo fatto il processo, è uscito la corte, ha detto queste tre parole che non ho capito, là c'erano tutti i mitra, quei cose, un agente adesso, ha detto, ma che è successo? Proprio l'inglese, what is? 25, mi disse, 25 anni. Degli schiocchi alla mattina presto. Mi sono affacciato lì alla finestra, che era le sbarre. La cosa, ho visto dove mi trovo, ho detto Gabriellino, vuoi tornare a Giulianova? Sì, allora dimentica tutto ciò che è fuori e pensa di sopravvivere qua, perché puoi tornare. Era una cella di 5 metri per 9 metri, siamo arrivati a stare pure in 100 là, 100 persone. C'erano anche i condannati a morte, tutti vestiti di rosso, si vedeva il patibolo dove li impiccavano. Mangiare una cosa schifosa era, un po' di riso ma sporco, non c'erano tutte cose nere, no? E un po' di fave, e pure qualche scarafaggio ho trovato. Non c'era la toilette, c'era la porta d'entrata con un buco, che tutti i bisogni venivano fatti là. Tutto, la puzza non veniva mai. 3-4 mesi ho dimagrito 25-30 kg, insomma. La prima volta non me l'hanno fatto vedere, poi finalmente mi diedero il permesso di vederlo. Bianco, cadavere, dimagrito al massimo, occhiaie, capelli sporchi, portava una maglia celeste, a V. Insomma, fu terribile, veramente terribile. E mi abbracciò e mi disse, noi siamo forti. Volevo dire, tu. Noi siamo andati con Falcone a interrogarlo al Cairo e quando lui fu portato per rendere interrogatorio nella stanza che ci ospitava all'interno del carcere, sia io che Falcone con uno sguardo ci siamo detti, ma è lui? Nel senso che l'abbiamo trovato irriconoscibile, questo fisico così, così importante, diciamo, si era trasformato in una, non dico una larva umana perché esagererei, ma era veramente irriconoscibile. Falcone, la prima cosa che mi ha detto Fioravante, è vero che sei arrivato insomma al top delle cose, però tu sei fatto un'altra pasta. Era la prima cosa che mi ha detto. Una persona meravigliosa.
indescrivibile. Io l'ho visto una volta sola, non è che... ma mi ha dato proprio... forse nel posto dove stavo. No, quelle parole che mi ha detto mi ha dato serenità. Falcone non perdeva mai di vista che aveva davanti a sé comunque un uomo, anche se era, se si era macchiato di delitti gravissimi. E quindi non è che risultasse rassicurante, Falcone era per definizione un uomo credibile. Era credibile per il ministro, era credibile per i colleghi, era credibile anche per gli imputati. A Palestina non gli sembrò vero poter finalmente avere uno sfogo sulla qualità della vita, se così la vogliamo chiamare, all'interno di quel carcere. Raccontava, dice, io non sono mai solo, ma sono in compagnia di scarafaggi, di topi, cioè, ci diede un quadro della sua vita in quel carcere terribile e insistette molto perché noi ci adoperassimo per la sua estradizione in Italia. Lui lasciò intendere qualche cosa. La sensazione che ricavammo sia Falcone che io è che lui sarebbe stato anche disposto poi a dire di più, però bisognava che lasciasse l'Egitto per l'Italia. Il giudice Falcone un giorno viene e mi viene a dire: la nave l'hanno preso. C'è Gabellino, dice che è in galera. Mutolo era in una fase pre-collaborativa e quindi, come ogni mafioso che si rispetta, negava anche l'evidenza. Falcone era un uomo che quando parlava e misurava le parole e mi dice: guardi che le carcere non sono come qua in Italia, che vi entra lo champagne oppure il caviale ai mafiosi, là c'è la pallapiede, sono sotto terra e c'è anche la paura che non ce la fa a stare 30 anni là. Quando sono andato all'autoblocco nell'87 mi è preso un virus e lì proprio ho detto: qua è finita, perché mi sono dimagrito di una ventina di chili in 10-15 giorni. Non avevo la forza di fare niente, nemmeno di stare dritto. L'unica volta che ho pensato: è finita veramente. È come se mi è venuta una forte luce e poi niente più, proprio così. L'estradizione fu richiesta al governo italiano, ma le autorità egiziane non la concessero mai, perché gli egiziani chiedevano una permuta, se così si può dire, cioè dire: vabbè, noi vi diamo palestini, però noi ci dovete dare un certo cittadino egiziano che era detenuto in Italia per reati commessi in Italia. Però c'era qualcosa dietro la storia di questo cittadino egiziano, per cui il governo italiano ritenne che non fosse opportuno. Logicamente pensavo: a questo si deve aiutare. Infatti, mentre io sono a Palermo, parlo col signor Savoca, il compare di Salvatore Rina, perché là, siccome è un paese di coronelli, di generale, si poteva vedere di corrompere, insomma. Avevo sentito con 100, con 200 milioni si poteva fare qualche cosa, quantomeno per diminuire questa pena o farla andare in un carcere più tranquillo. Questo mi dice: sai, Totuccio ha detto, cioè parlando per Salvatore Rina, per il momento non bisogna fare niente, bisogna stare fermi. E io qua mi lamentai tantissimo, ci ho detto: come, quello si è comportato bene, almeno aiutamola, che convincimento avrà dei mafiosi? Giovanni Falcone scrisse una lettera a mio padre, scriveva che lui avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Italia. Non si è parlato di ingiustizia. Nessuno ha detto che quando uno commette fatti gravi non deve essere ritenuto colpevole, non deve pagare. Ma quello che preoccupava era la modalità con cui questa pena veniva svolta.
molti italiani importanti cercarono di farlo liberare, di fargli avere un periodo indubbiamente di pena, ma di metterlo in una posizione meno inumana. Era una cosa troppo grossa, cioè i politici non si potevano mischiare in una cosa del genere. Lui non si reggeva in piedi, allora dicevano lì Palestina è morto. Allora lui dice Palestina è morto, ma vi faccio vedere io. Venne un ufficiale, mi vide così, proprio davanti al viso, proprio cattivo diciamo. Palestina entra Calas. Veramente mi sentivo Calas, mi sentivo finito, Calas è finito. Appena sentivo questa cosa. Ana Calas, Ana Badeshar, Mauto Collo. Io fra un mese vi uccido a tutti, ma senza forza però, ma lo dissi però. Piano piano, piano piano, piano piano, giorno per giorno, cominciai a mangiare qualcosa, cominciai a fare qualche movimento, ma ci stanno le bottiglie di Coca-Cola, li riempii di sabbia, e piano piano sai, cominciai a fare un po' di movimento, così, poi una pietra, poi una cosa, oh. 6-7 mesi, 8 mesi forse mi sono rimesso di nuovo in forma. È l'unico occidentale detenuto in Egitto dove da 15 anni sconta una pena per traffico di droga. È Fioravante Palestini, l'uomo che negli anni 60 divenne famoso per una pubblicità di biscotti. Ora Palestini chiede di espiare l'ultima parte della sua pena in Italia. Prima di andare a fare questa prima visita da Palestini, io mi lessi le carte, vidi quello che avevamo in consolato sulla questione e visto il modo in cui gli egiziani trattavano i crimini legati alla droga, capii subito che i margini di intervento per farlo tornare prima erano vicini a zero. Il mio lavoro era quello di tenerlo il più possibile in vita e assicurarmi che i suoi diritti fossero rispettati come italiano. Alla mattina mi permettevano di uscire fuori dal blocco e di andare dietro all'ufficio dove stava il generale. E lì mi allenavo. Sentivo che lui manteneva una specie di frontiera tra lui e quello che gli stava intorno. E questo era molto importante perché probabilmente questo era un esercizio anche mentale suo. Il fatto che da qualche parte lì in quel deserto c'era nel fortino chiuso dentro questo italiano che sopravviveva, comunque era una presenza importante nella mia immaginazione proprio giornaliera, come esempio di come bisogna tenere duro. Innanzitutto gli ultimi giorni sono stati di una tensione incredibile. Perché? Sì, è vero che ci stava la cosa che me ne potevo andare, però là, fin quanto non stai sopra, nemmeno sopra l'aeroporto, fin quando non ho toccato, diciamo, il suolo italiano, è sempre pericoloso perché là di sicuro non ci sta niente. Quello l'ho imparato e l'ho visto, l'ho constatato. Come in tutte le cose in Egitto, anche la fine della pena non era chiara. Perché non c'era mai una data sicura in cui uno poteva guardare sul calendario e dire tra un mese esce, non esisteva. 20 anni sono passati, ma sono passati 20 anni più 16-17 giorni. Se io non andavo in quei giorni là via, significava che altri 5 anni stavo là. Un giorno il capo di questa prigione dove stavo ultimamente mi chiamò e dice guarda, vedi questa cosa, era un coso rosa, un foglio rosa. Dice questo non è arrivato mai per nessuno, qua significa che tu da qua te ne vai all'aeroporto. È tornato oggi in Italia dopo aver scontato 20 anni di carcere al Cairo per traffico di droga Fioravante Palestini, che negli anni 60 fu protagonista di un celebre spot. Ve lo ricordate? Erano i tempi di Carosello e la sua possente schiena riempiva rassicurante i nostri vecchi televisori in bianco e nero.
mi sono sempre detto che devo tornare a Giulianova, ma ci devo tornare forte e devo tornare a vincere una corsa di pattini che facevo sempre quando ero, fino, l'ho fatto prima, fino all'anno che avevo 37 anni, prima di che mi succedesse questa cosa. Questo ho sempre pensato. Io ero consapevole che lui ce l'avrebbe fatta. Lui ha un carattere forte, cioè molto molto forte. Lui dice che giustamente lui ha fatto l'errore, però lui ha pagato e quindi sarà giusto così, per carità. Come si fa a mantenere per 20 anni uno spirito sempre alto? Credo che sia stato lui a salvarsi da solo. Palestini è un personaggio che ha sbagliato. È una vicenda, anche questa, fortemente umana, quella di Palestini. È uno che non nasce delinquente. Probabilmente se non avesse incontrato Mutolo non si sarebbe mai neanche coinvolto in questi traffici. Lui non è che era un bambino o io l'ho costretto, ma certamente non ce l'avrebbe portato nessuno su quella maledetta nave e conoscere un sacco di disgraziati mafiosi palermitani. Visto col senno di oggi, Palestini è uno dei tanti trafficanti di droga o comunque di personaggi coinvolti nella droga che abbiamo interrogato in mezzo mondo. Allora eravamo all'inizio, quindi quello che poi diventò qualche cosa alla quale siamo anche abituati, diciamo. Invece allora sembra molto importante che ci fosse questa cooperazione internazionale tra polizie, tra autorità giudiziarie, che si potesse quindi, come dire, seguire i traffici di droga che hanno per definizione, non soffrono di limiti territoriali. Questa era la concretizzazione del metodo Falcone. Gabriellino si è lasciato travolgere dalla vita, ha pagato duramente ed è profondamente cambiato. E adesso questo suo entusiasmo, questa sua forza anche fisica, la indirizza verso delle opere di tipo sportivo in cui ci vuole una grande volontà, e questo credo che sia quello che noi dobbiamo pretendere da una persona che debba pagare qualcosa. Io quando sono uscito dopo 7 anni, mi è sembrato proprio una cosa, sono passati 20 anni, però quando li ho finiti mi è sembrata veramente una fumata, non una sigaretta, un pacchetto di sigarette, no?